Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi prima, credono che non sia mai successo nulla fra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia, forse in una porta girevole, uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta, ma conosco la risposta. No, non ricordano. Mi stupirebbe molto sapere che già da parecchio il caso stava giocando con loro. Non ancora del tutto pronto a mutarsi per loro in destino, li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e soffocando un risolino si scansava con un salto. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili. Forse 3 anni fa, o il martedì scorso, una fogliolina volò via da una spalla all'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà, era forse la palla tra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniglie e campanelli in cui anzitempo un tocco si posava sopra un tocco, valigie accostate nel deposito bagagli, una notte forse lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio infatti è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.